Gilberto Boscolo, rappresentante dei grillini del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale, e mi dicevi che hai presentato una interpellanza sul discorso della raccolta differenziata. Ci dici qualcosa di più preciso? Sì, sostanzialmente avevo delle perplessità in quanto il piano finanziario TIA per il 2011 prevede appunto un aumento della raccolta differenziata entro il 2012 fino al 65%, dal 53% attuale che la Veritas appunto considera la raccolta differenziata nel comune di Chioggia. Ho delle perplessità perché non mi è chiaro con quali metodologie si punta ad arrivare a un ambizioso obiettivo come questo, insomma, visto che il metodo di raccolta mi sembra che rimarrà intatto a quello attuale. E nel piano tariffario TIA non mi sembra di vedere nulla di nuovo, quindi ho chiesto un'interpellanza per capire con che metodologie si cerca di arrivare a questo, tenendo conto che c'è un piano provinciale che dà l'obbligo al comune di arrivare a questo obiettivo, quindi non è una cosa proprio obbligatoria che, entro la quale il comune dovrà riuscire ad arrivare. E avete delle proposte voi? La proposta sarebbe il porta a porta, anche se non è così semplice visto la conformazione territoriale particolare che è la nostra città, ma che comunque secondo noi è stato sperimentato in maniera errata nel centro storico. Cioè, bisognava farlo in maniera più seria e con una frequenza di raccolta decisamente superiore a quella che è stata tentata, insomma.